Un pareggio contro la San Giustese che lascia l'amaro in bocca alla squadra del presidente Bolami, viste le numerose azioni da gol non sfruttate nell'arco dei 90 minuti da Fiore e compagni. Colavito, con tutti gli effettivi a disposizione e con il consueto 4-3-3, in attacco si affida a Chirillo, buona la sua prova, al posto di Bittaie e alla solita fantasia di Capitan Fiore, oggi un po' in ombra. In difesa invece manda in campo Iarocci e lascia in panchina Maronilli. La San Giustese arriva alla Ragona di Vasto dopo la vittoria sulla Jesina e desiderosa di continuare il buon campionato disputato fino adesso. Per questo, mister Senigalliesi schiera la formazione tipo affidando la regia del centrocampo a Perfetti, in attacco il tridente Villa, Tascini, Chedira. Dopo un avvio contratto, la squadra di casa prende coraggio ed inizia ad imbastire alcune trame di gioco che però non portano al vantaggio per la squadra di Colavitto. Al settimo minuto si fa vedere la Vastese con Chirillo. Il giocatore approfitta di un errore di Marfella e calcia in porta, ma il suo tiro viene respinto con i pugni da Chiodini. Al quindicesimo ci prova anche Fiore della distanza. Il numero 10 arma il mancino ma non impensierisce l'estremo marchigiano. Al diciottesimo ancora la Vastese con l'occasione più nitida di questi primi minuti con Leonetti, che approfitta di un'uscita palla al piede sbagliata degli ospiti, ma al momento del tiro viene tradito dal terreno e la sfera si perde al lato della porta difesa da Chiodini. 6 minuti più tardi ancora la Vastese, questa volta con Stivaletta, che si fa 40 metri di campo palla al piede, ma il suo tiro è impreciso. Meriterebbe più fortuna la squadra del presidente Bolami, ma la precisione in zona gol oggi non è delle migliori. Al quarantesimo ancora Vastese con Chirilli, che riceve palla sulla sinistra, ma il suo tiro a giro è lontano dalla porta difesa dal numero 1 rosso-blu. La ripresa parte con gli stessi effettivi e con la Vastese ancora in attacco. Al quinto ci prova ancora la squadra di Colavitto, ancora con Chirillo, ben servito da Stivaletta, ma la sua sforbiciata debole è presa facile di Chiodini. Ma è al decimo che la Vastese spreca l'occasione più nitida della partita con Leonetti, che è ben servito in profondità da Stivaletta, angola troppo il tiro con la Vastese che sciupa ancora una volta l'occasione di passare in vantaggio. Arrivano i primi cambi dalla panchina, la San Giustese richiama Villa e inserisce il numero 19 Prosemans, invece la Vastese inserisce Bittaie al posto di Chirillo. Episodio dubbio in area marchigiana al 21esimo con Leonetti che viene atterrato, ma il signor Capriuolo della sezione di Bari assegna la punizione alla squadra ospite. Al 34esimo si vede per la prima volta la San Giustese, calcio di punizione da 30 metri del numero 10 Tascini che impegna l'estremo Camerlengo. Sulla ribattuta la conclusione di Prosemans finisce sull'esterno della rete. Da qui in avanti più nulla se non alcune sostituzioni per la squadra ospite e dopo 3 minuti di recupero il signor Capriuolo decreta la fine della partita con la squadra di Colavitto che deve recriminare per la mancanza di cattiveria al momento di concludere in rete, ma che a fine partita va a raccogliere i giusti applausi della curva d'Avalos. Mister, un pareggio qui a Vasto da prendere come? Ah, con soddisfazione, perché è figlio comunque di una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo gestito bene il possesso palla, dove abbiamo fraseggiato anche con molto coraggio. Sapevamo di correre dei rischi perché la Vastese, a mio parere, è la squadra tra le più pericolose in contropiede a campo aperto, però noi giochiamo così, vogliamo tentare di fare la partita contro chiunque e sappiamo anche che ci assumiamo dei rischi che sono anche evidenti durante la partita. Il primo tempo molto molto bene nella gestione, il secondo abbiamo perso un pochino di fisicità, ci siamo un pochino allungati, e la Vastese ha guadagnato dei metri sul campo. Noi gestivamo comunque bene la palla e il fraseggio, però lo facevamo almeno 15 metri più dietro e quindi era difficile arrivare nei pressi della tre quarti avversaria. Rammarico no, perché comunque la Vastese ha avuto delle buone occasioni, come abbiamo avuto qualcosa anche noi. E quindi un'analisi obiettiva mi fa pensare che il risultato è giusto, perché se si guarda solo in modo unidirezionale ogni volta un allenatore dice meritavamo, abbiamo avuto quell'occasione, e poi ci si dimentica di quelle che hanno avuto gli altri. Noi abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, loro sono cresciuti nel secondo, alla fine il risultato è quello che meritiamo sia noi che loro.